sorge su una parte delle mura della rocca, poi ci spiegherà lui. Questi qui sono dati di archivio, quindi sono tutte cose estremamente documentate, quindi la fantasia ce n'è poca, insomma. E vengono per lo più dall'archivio Colonna che è a Subiaco, e perché appunto questa apparteneva ai Colonna, dal 1400 in poi appartenuto ai Colonna. E, l'epoca di costruzione non si sa, più o meno intorno a 1000. Comunque nel 1158 c'è il primo documento, quindi l'esistenza di un edificio fortificato a difesa del borgo è testimoniata sin dall'anno 1158 nell'atto di vassallaggio e sottomissione alla chiesa di Gualgano di Sgurgola. Gualgano di Sgurgola era il signore di Sgurgola e quindi fece atto di sottomissione alla chiesa e quindi ecco, questa è una data certa, 1158. Quindi va bene, quindi ricevette la delegazione pontificia nel palazzo e nella cappella siti sulla sommità del castello. Quindi era un castello importante, c'era una cappella e ci abitava un signore, quindi occupava per l'intero ampia e irregolare superficie della roccia naturale. Allora, come se guardate lì sotto si vede molto bene, perché c'è della roccia, e queste pareti erano proprio attaccate alla roccia, quindi immaginate un roccione enorme qui, e quindi questo castello proprio era sopra questa roccia, e ho trovato questo bellissimo disegno del 1877 che rappresenta un pochino come era, quindi è un roccione enorme, e alla sommità del roccione questo castello. Che si può dire di questo castello? Dicono fonti d'archivio che c'erano due torri, una era quella lì, infatti quella lì in fondo, che era... detto che era casa sua. Una era quella lì e un'altra era dall'altra parte. Pare che c'erano poche finestre, ma c'erano solamente delle feritoie, perché era un pochino un castello a difesa, cioè questo guardava tutta la valle del Sacco da qui e quindi si difendevano bene. E qua dietro, a Piazza Carbonara, non c'erano quelle case in mezzo, c'era una piazza che si chiamava Piazza Castello e addosso c'erano tutte le case dei nobili di Sgurgola, dei Posta, dei Colonna. E dopo andremo a vedere. Quindi immaginate che era veramente eccezionale questo qui. E questa piazzetta qua sotto, senza case in mezzo, fate conto come se alla piazza o al muraglione in mezzo ci avessero costruito, insomma, più o meno hanno fatto così alla fine 800 e hanno deturpato un pochino il tutto. Altro, deturpo è stato un altro, praticamente qui c'erano delle mura, qui proprio queste case le hanno addossate alle mura. Qui dentro, questo è un altro appartamentino che c'è io, c'è un muro largo 1,30, quindi cioè, è impensabile per una casa un muro 1,30 di larghezza. E allora, quindi praticamente da giù... insomma c'è in attività pure, perché se non volessi fare il medico ti metti a girare. Ma voglio a te. T'aiuto. Poi, allora, un'altra cosa molto molto interessante è questo documento dell'età 1500. Allora, venivano il feudatario, mandava ogni tanto un ispettore, diciamo così, insomma, che descriveva tutti i possedimenti del feudatario e a un certo punto parla della rocca. E ve lo leggo, l'ho scritto perché leggerò che comunque la rocca è forte e assai bella e comoda da starci un principe. Poi me lo so scritto perché insomma sennò è un pochino... E questa è bella veramente questa cosa. È comoda da starci ogni principe, ma molte stanze scoperte sotto alla volta se guastano se non si coprono. Quindi a metà 1500 già c'era qualche problema. Probabilmente non facevano grossa manutenzione Colonna e insomma cominciò ad andare alla rovina. E poi veramente è andata alla rovina. Poi dice, c'è una cisterna con acqua buona, la cisterna era laggiù e come si sale a destra c'è una struttura, una casettina quadrata, praticamente lì era la cisterna e ci sono due moschetti con code e uno senza coda, quindi trovo queste armi qui, che non c'è bisogno del bronzo, molto belli, e ci sono tre archibugi grossi di ferro, quindi era un luogo deputato chiaramente alla difesa, insomma, questo qui. Le altre cose sono nell'inventario, quale ho fatto fare io, convocato il popolo, e così trovai molti luoghi sparsi. E veramente questo è
bellino, 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 insomma. Oh, adesso un altro documento molto interessante, questo è il catasto del 1835, praticamente come veniva divisa, come risulta nel catasto la Rocca. Allora c'è una parte verde qui, detta prato, quindi praticamente possiamo immaginare che da lì dietro, fin qui, fin di giù, qui ci fosse un giardino, e è questa parte verde, questa parte qui è proprio la, quella parte rossa invece è la Rocca di Ruta, infatti la chiamano proprio così, questo è il pascolo, questo è proprio di Ruta, e questa qui è la rupe, tutta questa qui è la rupe, è la roccia, insomma, tutto il roccione. Oh, se lo riportiamo, allora riprendiamo la mappa praticamente, e questo qui è questa parte qui, da via Piazza Carbonara qua sotto, questo muro era il muro di Cinta, quello che vi dicevo io prima, che era al di là di queste case qui, poi queste case gliele hanno addossate, insomma. Quindi il muro di Cinta era questo qui dietro, praticamente che si vede, era quella parte qua sotto qui. Questa parte qui che si vede dalla piazza, è questa qui, questa qui è dietro, verso Anagni, insomma, questa qui, e questa qui è la parte, questa qui dentro, questa qui. E a un certo punto in colonna, siccome praticamente qui era un po' un casino, nel senso che era tutto di rudo e ogni tanto cadevano dei sassi, quindi la gente di Valle Fredda continuamente reclamava e insomma alla fine questi non ne potevano più e hanno messo in vendita il tutto, e questo è proprio l'avviso di vendita volontaria. Quindi il principe Giovanni Andrea Colonna, volendo procedere alla vendita dell'area o vestigia dell'antica Rocca di Sgurgola, di sua proprietà, situata nella sommità del paese, nella cosiddetta Rupe, invita chiunque volesse acquistarla di trasmettere offerta di termine di giorni 20, questo nel 1889. E allora c'è un grosso guaio, perché c'erano un sacco di abusivi qua, addosso a queste mura avevano costruito queste case, vabbè, insomma loro avevano costruito un sacco di case, e praticamente c'era da fare 25 cause questo qui per mandare via tutta sta gente. E la comprò a 1000 lire, il prezzo era 1000 lire, anzi poi gli fece lo sconto, visto che c'erano tutte queste cause, 900 lire. E prosso disporre disgraziato a 29 anni è morto, e quindi poi la moglie aveva tanti figli, era giovane, non se la sentì diciamo di fare tutte queste cause, e quindi è andato a finire così, insomma. Quindi quello che vediamo adesso è praticamente è stato tutto rifatto, un muro così, tanto per fare un bel vedere, però non c'è niente di vecchio. Quel di vecchio è solo sotto qui, e quindi solo le fondamenta essenzialmente, insomma, del vecchio castello. E ci ha dato possibilità di capire però un po' com'era, perché ho detto viaggiamo un po' con la fantasia, perché non abbiamo poi dei resti certi che ci permettono con la vista di vedere. Questo è un libretto che avevo scritto io qualche anno fa, l'ho pubblicato, sono tutti sonetti in dialetto sgurgolano. Questa dice così: guarda ardita tutto io paeso, gollata una rave che la reggi tutta, gimanno collo, solitaria e ritta, la rocca, dati i tempi, teglio peso. Sola, se capisci com'ha successo, che tinta a pezzi la verde de fratta, pare una vecchia già da tanto sfatta, che io tempo ci ha cagnati o muso. Repiena dentro, puntellata fuori, tempi lontani da più de canno, chi ne sa se che a giorno tu te mori, per gli abbandono, no per cammalanno, ma da essi, puro sola e abbandonata, canti la storia a occa spalancata. Bravo! Bravo!
trampolina così dove passa la catena. Purtroppo dentro quella canna passa l'acqua, è stato fatto, di fatto un tetto di nuovo, c'è cioè, un problema sono proprio dei campani. Il campanile aveva un pezzo di chiusa. E l'entrata di qua, perché? Perché quella zona non esisteva. Il paese antico guardava tutto da questa parte. Qui, e lo vedremo dopo quando facciamo il giro, c'è una volta e un'altra porticina che sta proprio da quella parte, forse per lasciare la servizio di passaggio, ma non solo, perché di fronte poi alla chiesa, dall'altra parte, c'era la casa dell'abate, l'abate abitava lì. Questa chiesa era di struttura semigotica, abbiamo su questa parete, dove c'è la Madonna del Carmine, abbiamo una figura di San Carlo Borromeo. Di là una donzella, che non sappiamo chi sia, si racconta, la gente del posto raccontava che gli angeli che sono raffigurati erano due fanciulle del posto che il pittore ha voluto ritrarre nel tempo. Quindi non sono di fantasia, erano proprio due persone che abitavano qui in questa zona di San Carlo, soprattutto nel Medioevo. Tirolaggio è nato il 2 settembre 1867 e il padre Pietro Daggi, che è stato il primo sindaco di Sgurgola, ha fatto la battaglia di Mentana con Garibaldi, quindi era un garibaldino, insieme a Luigi Posta, che era signore di Sgurgola. Nel 1805-1814 Napoleone Bonaparte fece signori i posta di Sgurgola, che ci siete passati davanti per questa cosa. Quelli sono stati fatti da Napoleone. Questi hanno fatto la battaglia a Mentana tra il 2 e il 3 novembre del 67, quindi Attilio Daggi già da piccolo non ci ha avuto il padre. E se vedete la torre, che era lì con il municipio e questa piazza, sono state fatte da Pietro Daggi, primo sindaco di Sgurgola, nel 1872, che ha costruito questo e questo, e a 29 anni è morto. Quindi sto ragazzo a 7 anni ha cominciato a studiare con i preti a Nagni e poi è diventato un grossissimo poeta, un letterato, ha girato tutto il mondo, in Africa, in America, è andato da tutte le parti.
e quindi ha iniziato il suo percorso letterario. E aspetta di Luna, coraggio! Con una poesia che era intitolata Roselle e iniziava più o meno così, ho i versi begli me, versi che si defrischi come alla fratta le roselle, callale ma si svigliano più belle come io sono, la rifatta a dire. Quindi qui c'è la sintesi e c'è il prologo del suo inizio, diciamo, poetico. Poi ha scritto tante poesie, ha scritto tante belle cose che ci ha lasciato a noi, ma soprattutto ci ha insegnato a decifrare il nostro dialetto, perché prima noi il dialetto lo parlavamo solamente, quindi lui ci ha lasciato un vocabolario del dialetto scorpolano. Quindi è il primo che ha scritto scorpolano, è stato Attilio Vacchi, quindi noi parliamo il dialetto in base a quello che lui ci ha lasciato. E voglio omaggiarvi di una poesia che secondo me oggi è ancora attuale, che ha scritto nel 1935, Cambio Vetri. Bravo Leandro! La sorte degli somari. Una volta gli ho preso per la via, mentre che lo soparo si accocchià, sotto alla sola, il mio padrono a via de botte gli voleva fare il sacco. Uno feci, ma questo che saria, ora bestia, a così la bombazzà. La guardia a Roma, di vega paciaria, passa la voglia di cantà. A Roma, ame farina, il ladro feci, ma Roma, Dio somaro se macella, il se vende per carne di vitella. Io pensa, mica tutti, si sta mesi chi fa il maestro d'ascia, chi de scienza, chi a chi puro ci dice no a cirlenza. La poesia che raccoglie questo suo sentimento grandissimo, lui voleva bene a Scurgola come una bella donna che non aveva mai potuto prendere, perché lui era un amante del vino e delle belle donne, quindi nella sua vita, diciamo, ha avuto, quando sulla morte del mio paese, dove lui si immagina di morire, dice che voleva tutte quelle belle donne che lui ci aveva avuto vicino, le voleva accanto a sé. Quindi era un uomo a 360 gradi, era uomo. Però lui amava Scurgola come la bella donna che non aveva mai posseduto. Quindi lui dedicava all'ultimo a questa donna che non l'aveva mai voluto amare questo sonetto. Unico amore me. Con tutto che per navidata sana so scritto con lo sangue degli ocoro, si scrive ancora ietta la fontana, si canto ancora la canzone d'oro, non cerco niente, il pro non m'addoloro, se nessuno mi suona la campana, ad addora scritto quel miglio fioro che a mime dalla musa paesana. Poi ciociarella, ma le saccio io quello che so fatto per farti sgaggià con le più belle come la regina. Tu puro però non me dai mangina, fino alla morte non me la sa, oi musa bella, unico amore mio. E con questo un saluto, proseguite il vostro giro, grazie a voi, stati già forte.
ora, ma innamorai di quella traditora. Usciva il topo dal topaio e si mangiò il ragno dal ragnaio. E col topo dal ragno con mosche e moro, ma innamorai di quella traditora. E si mangia la volpe dal volpaio, e con cani, con volpi, con gatti, con topo, con re, con mosche e mora, ma innamorai di quella traditora. Usciva il lume con l'opaio, e si mangia il cane dal canaio, e con lupo, con cani, con volpi, con gatti, con topo, con ragno, con mosche e mora, ma innamorai di quella traditora. Parla con me, parla mamma con la figlia, parla con me, parla.
Mai a nessuno, ma il sapore